Allora, oggi ho pensato di fare una specie di sfida, quindi di challenge, che in realtà quindi mi sono praticamente sfidata da sola, ma l'idea mia era quella di partire praticamente da delle linee base, quindi da un disegno base semplice, fatto quindi solo di linee, quindi uno sketch, e creare due diversi però risultati. E quindi ho pensato di realizzare una ragazza manga romantica e poi con secondo diciamo prova trasformarla in un vampiro. E io mi sono divertita veramente tantissimo a fare questa cosa perché comunque è stimolante, no? Cercare di pensare a queste possibili appunto evoluzioni di una stessa figura. E l'idea del vampiro mi è venuta perché ultimamente, in questi ultimi giorni, praticamente dallo scorso weekend, sto in fissa con una nuova, forse non è nuovissima perché hanno già fatto 3 stagioni, quindi sarà di qualche anno fa, una serie TV che è The Strain. E io praticamente già ho visto la prima stagione e sto guardando adesso la seconda. E mi sta piacendo tantissimo perché c'è questa versione particolare dei vampiri che quindi è particolare per questo. E che praticamente non sono sempre si succhia sangue, che sono comunque fotosensibili alla luce del sole, che muoiono, comunque vengono feriti dall'argento e tutto quanto, però hanno un modo di diciamo succhiare il sangue alle vittime particolare perché non hanno i denti, ma hanno una specie di lunghissima lingua proboscide, non lo so che cosa può essere detta, che si attacca appunto alla vittima. E però la storia è bella perché comunque ci sono molti flashback nel passato di vari personaggi. E quindi piano piano si costruisce sempre di più ogni singolo personaggio e mi piace perché ci sono molti riferimenti anche alla Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma è particolare. E quindi ecco, mi è venuto in mente di fare il vampiro. E poi comunque avevo voglia di ridisegnare un po' con il digitale e quindi niente, ho fatto questo, quindi spero che la mia idea vi piaccia. Io come programma di disegno uso Manga Studio 5 che si chiamava prima, non mi ricordo, non me lo ricordo, comunque so che aveva un altro nome, comunque Manga Studio 5 ed ho una semplicissima tavoletta grafica, non di quelle super professionali. Vi lascio qui nell'info, nella i delle annotazioni. Il video che feci su tutto il mio materiale da disegno, se vi può interessare, che secondo me appunto è sempre bello vedere appunto questi video dei vari artisti, anche se io non mi considero un artista comunque, perché magari si scoprono strumenti o comunque cose nuove per disegnare che non si conoscono e che magari invece ci incuriosiscono. E quindi faccio vedere insomma tutte le mie cose per il disegno. Ed ecco quindi che adesso passiamo alla fase, quella più divertente del disegno, cioè la creazione del vampiro. Mi è piaciuto tantissimo disegnare proprio il sangue, le macchie di sangue, bellissimo. E quindi niente, io spero che la mia idea vi piaccia, che vi ispiri, che faccia venire voglia di disegnare. Vi ricordo che sotto trovate il link per tutti i miei social e quindi vi aspetto anche lì e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!